Eccoci nuovamente insieme per il programma Cristiani Oggi. Desidero salutare tutti voi che ci seguite da tempo, ma ovviamente salutiamo anche coloro che forse per la prima volta si sono sintonizzati per ascoltare, per seguire, per vedere questo programma. Sappiatelo, non è un programma puramente religioso, non intendiamo proporre una nuova religione, ma piuttosto vogliamo confrontarci con la Bibbia, la parola di Dio, e cercare di comprendere quello che Dio vuole dire al nostro cuore. Lungi da noi il pensiero di voler essere maestri, non desideriamo dettare legge o imporre regole o essere dei bigotti religiosi ipocriti, ma vogliamo semplicemente riconoscere i nostri limiti, la nostra fragilità, e vogliamo chiedere aiuto a Dio perché ci soccorra, ci porti a quello stato di benessere spirituale che è indispensabile per vivere una vita serena. Molto spesso una frase denota il fallimento, la frase è troppo tardi, dovremmo prendere un treno, arriviamo troppo tardi, perdiamo il nostro treno. Ci sono degli articoli in vendita ad un prezzo speciale, ci sono delle promozioni, quando giungiamo al negozio l'articolo è ormai esaurito, troppo tardi, siamo arrivati in ritardo. Mille circostanze, mille occasioni della vita potrebbero essere concluse con questa frase, troppo tardi, e il troppo tardi denota il fallimento, denota la delusione, la sconfitta. Ma quanto più grande è la delusione, il fallimento e la sconfitta quando questa frase viene applicata al nostro bisogno di regolarizzare la nostra vita, di essere a posto agli occhi di Dio. Che non sia mai detto di qualcuno tra noi troppo tardi. Ora nella Bibbia troviamo tanti esempi e il predicatore oggi ci racconterà qualcosa di molto interessante in merito, ma tra i tanti esempi voglio leggere semplicemente un brano del Vangelo di Matteo dove si parla di 10 damigelle. Gesù racconta la parabola, la cosiddetta parabola delle 10 vergini, 5 erano pronte, 5 non erano pronte ad incontrare lo sposo, e ci dice qui, mentre quelle andavano a comprare dell'olio, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose, io vi dico, in verità non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno e nell'ora. Quindi il fallimento, l'esclusione da parte dello sposo rispetto a queste 5 damigelle perché erano arrivate troppo tardi. Riflettiamo su questo, noi non vogliamo arrivare tardi. Bene, ascoltiamo intanto un'intervista condotta da Roberto Gentilini a Isola Capo Rizzuto e poi il gruppo musicale Adorazione con Giusi quale solista canterà Grande sei Dio. Cari amici, siamo a Isola Capo Rizzuto in Calabria, provincia di Crotone, esattamente a Le Castella, una località turistica molto bella di questa parte della Calabria. Come Pino Astorino, che è proprio nativo di Isola Capo Rizzuto, molto conosciuto qua nella zona, Pino, perché per tanti anni ha fatto piano bar, animato, serate musicali. È un bravo musicista, spesso adesso ti registriamo anche con i nostri programmi, ma andiamo un po' indietro nel tempo, vediamo un po' quel periodo là, com'era la vita familiare, i tuoi genitori che erano dei credenti, che avevano conosciuto il Signore, insomma raccontaci un po' di tempo, di anni fa.
Allora, io ero un ragazzo molto tranquillo, come si suol dire, come tanti ragazzi, però effettivamente avevo i miei genitori che mi parlavano del Signore, che mi indirizzavano nelle vie del Signore, però io effettivamente ero piccolino, però piano piano gli anni passavano e intanto una cosa che loro ci tenevano da parte mia, mi hanno fatto frequentare una delle nostre riunioni per i bambini, noi le chiamiamo le nostre scuole domenicali, e dice: ma almeno facci contento, frequenta queste scuole domenicali, queste scuole dei bambini che parlano delle cose di Gesù, parlano della vita di Gesù, parlano del sacrificio di Gesù, e così dice: noi saremo contenti se tu vieni a conoscenza di questo Gesù. Ecco, poi crescendo hai sviluppato, non so, questa passione per la musica, come è nata questa cosa? Sì, sin da piccolo effettivamente ho avuto questa grande mia passione per la musica che come tanti ragazzi, tanti giovani, all'inizio è un hobby e poi più che hobby mi sono messo a studiare in modo molto approfondito la musica e già all'età di 16-17 anni suonavo già nei matrimoni in giro, facevo feste danzanti e poi piano piano ho cominciato a essere conosciuto, poi la gente mi chiamava, ho cominciato a entrare in grossi villaggi importanti della zona. Quindi è andato avanti per parecchi anni questo tipo di vita? Sì, è andato avanti per circa 15 anni questo qua, ho fatto il suo piano, bar, queste serate in tanti complessi e l'ho fatto perché effettivamente per me poi era diventato insomma il mio lavoro effettivo, però alla fine la cosa che mi ha bloccato è perché alla fine trovavo insoddisfazione, trovavo che tutta quella gloria che avevo non serviva a niente, tutta quella fama che io avevo non serviva a niente, tutta quell'importanza. Poi quando andavo a dormire, a coricarmi, che mettevo la testa sul cuscino, mi sentivo solo e la mia domanda era: ma come ho fatto divertire 450 persone stasera e io stesso mi sento, non so neanche io come mi sento. Ecco, da qui poi è nata l'insoddisfazione più profonda, che io ho detto: no, qua ci sarà qualcosa che non va. E hai cominciato a ripensare ai tuoi primi anni, no, da bambino, agli insegnamenti sicuramente dei tuoi genitori, della parola di Dio, vero? E io, durante che avevo tutta questa gloria nelle mie mani, addirittura figuratevi che uno degli ultimi periodi che poi mi sono convertito al Signore, mi è arrivata proprio la domandina per partecipare a nuovi talenti per quanto riguarda la struttura di Sanremo, e però poi la mia mente è andata indietro pensando agli insegnamenti dei miei genitori di quella benedetta scuola domenicale, la scuola dei bambini nostri, e capivo tutto quegli insegnamenti, dico: ma è vero che Gesù dà la vita, è vero che Gesù dà la soddisfazione, è vero che Gesù ti cambia e ti dà uno scopo di vita, tutto qua. E io allora ho fatto: allora ci sarà qualche cosa, qua dobbiamo prendere qualche decisione. E cosa hai fatto? Vediamo un po', praticamente. Ho sfidato Dio e ho detto: Signore, se tu veramente questo Dio che mi hanno presentato i miei genitori, i miei amici, i miei conoscenti, e questo Dio che mi hanno presentato, se è vero che dà la vita, la soddisfazione, lo scopo di vivere, dico, io ho avuto tanta gloria adesso e tanta onore, dico, se tu mi fai sentire soddisfatto, se dai la soddisfazione interiore per quanto riguarda il mio intimo, il mio spirito interno per essere appagato, io dico: Signore, a questo punto lascerò tutto, se tu però, ecco perché ho sfidato Dio, dico, se tu mi dai questa vera soddisfazione come queste persone dicono di avere Gesù nel cuore, di essere soddisfatti, io mi sento insoddisfatto nonostante ciò sia successo, e in quel momento proprio ho sentito una pace dentro di me mai sentita in vita mia. E allora ho capito: ma forse è una mia immagine, e ho chiesto al Signore, ma forse è un'impressione mia. E più i giorni passavano, più le ore passavano e più sentivo il mio cuore così soddisfatto, così tranquillo, così pacifico, nonostante ero un ragazzo che avevo i miei appena 20 anni, 22, e avevo soldi addosso, successo, fama, ragazze che mi venivano dietro, perché effettivamente quando si entra poi nel mondo del successo, e in quel momento ho detto: Signore, allora vale la pena
pena veramente servirti, perché è effettivamente vero quello che i miei genitori hanno inculcato sin da piccolo, e poi ho fatto il passo della decisione di lasciare tutto e di seguire il mio Signore. Ecco, praticamente cosa hai fatto? Hai pregato, ti sei rivolto al Signore, hai chiesto perdono, c'è stato questo momento? Sì, effettivamente quando questi giorni poi sono venuto al Signore, effettivamente nella mia cameretta segreta ho chiesto al Signore: riempimi di te, dammi la tua pace, dammi qualcosa che non vada più via, perché fino adesso ho avuto tante cose fra le mani che ma sono andate via. Io voglio qualcosa che mi riempie, qualcosa che tu mi appaghi, che si sempre al mio fianco. Ed effettivamente il Signore così ha fatto, e in quella stanza ho veramente sperimentato la gloria di Dio, e da quel momento in poi la mia vita è sempre stata tranquilla, e ho vissuto sempre tranquillamente col Signore. Quindi hai sentito proprio il perdono, che una nuova vita ha iniziato in quel momento. Sì, effettivamente ho chiesto al Signore di perdonarmi, perché conducevo una vita, nonostante ero un bravo ragazzo, ma non significa niente, conducevo sempre una vita di peccato, e ho chiesto al Signore veramente il perdono dei miei peccati. E ma Lui, come dice la Bibbia, Lui è un Dio che non si smentisce. Lui ha lavato il mio cuore, ha alleggerito tutte quelle scorie che c'erano nel mio cuore, e grazie a Dio mi sono sentito libero come un'aquila. E adesso suoni ancora, però suoni, ecco, per la gloria del Signore, nelle riunioni in cui viene annunciato il messaggio dell'Evangelo, e noi ti abbiamo ripreso anche in questi giorni mentre suonavi. È una cosa molto bella questa. Ringrazio Dio, perché è un grande privilegio per me, e ora sono veramente dedicato anima e corpo, come si suol dire, tutto al Signore, perché effettivamente, siccome Gesù è morto sulla croce per i miei peccati al mio posto, quindi io sto cercando di ricambiare questo suo gesto di amore nei miei confronti, e adesso suono solo per la gloria sua. Siamo impegnatissimi, e non, il mio scopo della mia vita non è nient'altro che servire e suonare per la sua gloria. Bene Pino, grazie. Grazie, grazie di averci concesso questa intervista, di aver dato questa tua testimonianza, cari amici. Ecco, quel qualcosa che stiamo cercando in realtà non è un qualcosa, è qualcuno. Si chiama Gesù. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, Gesù ritornerà, la morte fuggirà, il buio tremerà, grande sei Dio, canto quanto grande sei Dio, contemplo quanto sei tu. I secoli sostiene, il tempo in man e tiene, principio e fine, yeah, principio e fine, yeah, la sua divinità, quel giorno canto quanto grande sei Dio.
Questo era il gruppo musicale Adorazione e la solista è Giusi che ha cantato Grande sei Dio. E possiamo affermare che Dio è veramente grande, non c'è nessuno come Lui. Voglio darvi il nostro indirizzo, prendete carta e penna per annotarvelo, comunque poi sulla sigla di chiusura sarà messo di nuovo in onda. Tanti scrivono, noi rispondiamo a tutti direttamente, tanti altri telefonano, potete farlo anche voi, c'è un numero in sovrimpressione. La cosa importante è che ogni dubbio venga chiarito e che abbiamo la consapevolezza di quello che Dio vuole dalla nostra vita. Il nostro indirizzo è Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011 Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica cristianioggitv@assembleedidio.org. Spero che abbiate fatto in tempo a prendere il nostro indirizzo, altrimenti sappiate appunto che va in onda sulla sigla di chiusura. Vogliamo ora ascoltare la meditazione biblica che ci sarà presentata dal pastore Alberto Mungai, e Alberto Mungai ci dirà proprio di questo argomento, troppo tardi. A te Alberto. Cari amici, fratelli, ci troviamo ancora una volta insieme intorno alla parola di Dio e vogliamo leggere dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 16, iniziando la lettura dal verso 19. È la storia del ricco e Lazzaro, raccontata da Gesù. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente, e c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulceri, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni, e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato, e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Ed egli disse: «Ti prego, dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento». Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvedranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita». E potremmo intitolare questa storia «Troppo tardi». Troppo tardi per cambiare decisioni, troppo tardi per fare delle cose che andavano fatte prima. Il ricco, mentre era in vita, avrebbe dovuto fare qualche cosa e invece non lo fece. Che cosa non fece il ricco quando poteva
Anzitutto, la prima cosa che salta ai nostri occhi da questo brano è che alla porta di casa sua c'era un povero mendicante che lui aveva completamente ignorato. Questo ricco non si curò affatto di Lazzaro, probabilmente per lui era un fastidio. L'estrema povertà di quest'uomo, che addirittura ci sembra che più i cani, le bestie più disprezzate del tempo, fossero compassionevoli nei confronti di questo povero uomo piuttosto del ricco. Il ricco nel suo egoismo, nel suo godere splendidamente e divertirsi, non aveva tempo di pensare a questa persona. E la prima lezione che ci viene subito davanti agli occhi è: non essere egoista. Potrebbe poi essere troppo tardi per diventare altruista. Non essere egoista, non pensare solo a te stesso, non pensare solo ai tuoi piaceri, ai tuoi divertimenti, ma abbi riguardo anche a quelli che ti circondano, perché questo arricchirà veramente la tua vita. La ricchezza di quell'uomo era una ricchezza materiale, ma era veramente povero spiritualmente. Non soltanto questo ricco non aveva nessun tipo di disposizione, amore o accortezza verso il povero, ma non si curava affatto di Dio. Non ci sembra che questa persona che si divertiva e godeva e viveva una vita di piaceri pensasse a Dio. Non c'è traccia in questa storia di un rapporto con Dio. Questa persona non pregava da vivo, ma poi leggiamo che nell'aldilà lui vorrebbe pregare, vorrebbe che le sue preghiere fossero esaudite, ma non c'è più tempo, è troppo tardi. Lui doveva pregare quando era vivo. E questo è un altro insegnamento. Cerca il Signore, curati delle cose di Dio, adesso che hai il tempo, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Oggi tu puoi pregare, tu oggi puoi avere una relazione di comunione con Dio, tu puoi sperimentare la presenza di Dio nella tua vita. Non rimandare. Molti dicono, ma è presto, lo farò domani, sono troppo giovane, ho troppe cose da fare, sono troppo impegnato, devo fare tante cose. E si rimanda, si rimanda, si rimanda. Attenzione, domani potrebbe essere troppo tardi. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della grazia. Oggi tu puoi pregare, puoi rivolgerti a Dio. Non fare come questo uomo, questo ricco, che cominciò a pensare a Dio solamente quando era troppo tardi. E infine, quest'uomo che da vivo non si curava degli altri, da vivo non si curava di Dio, da vivo non si curava neanche della parola di Dio e non credeva assolutamente alla parola di Dio, non credeva nella Bibbia, non credeva nelle scritture. Quando leggiamo Mosè e i profeti, potremmo dire le scritture che erano a disposizione all'epoca di Gesù. Ebbene, quest'uomo non credeva alla parola di Dio. E lo vediamo anche dopo morto, non credere alla parola di Dio, perché quando finalmente in uno slancio di pietà verso i suoi familiari dice fai risuscitare Lazzaro dei morti, se un morto risuscita crederanno, se vedono un grande miracolo crederanno, ma Abramo gli risponde hanno le scritture, credano in quelle. Ma quando quest'uomo continua, insiste, dicendo, ma no, ma non crederanno a Mosè e i profeti, non crederanno alla parola, ma se vedono un grande miracolo, sì, crederanno. La risposta finale ci fa comprendere quant'è importante la parola di Dio. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita.
Caro amico, cara amica, questa parola meravigliosa, straordinaria, che è la parola di Dio, che è la Bibbia, questa parola è più importante di qualsiasi miracolo, perché può produrre nel tuo cuore il miracolo della grazia e della salvezza. Oh, non cercare cose sensazionali, perché la cosa più meravigliosa tu ce l'hai forse in uno scaffale della tua libreria, o forse in questo momento ce l'hai fra le tue mani. È la parola di Dio. La parola di Dio può cambiare la tua vita. La parola di Dio ti può dare la garanzia un giorno di andare alla presenza del Signore e di scampare da quel luogo di tormento che sarà la parte di tutti coloro che non credono. Oh, caro amico, cara amica, non permettere che il tempo scorra finché diventa troppo tardi. Ma oggi, adesso, subito, appena hai la possibilità, cerca la faccia del Signore, inginocchiati, invocalo e scoprirai che non è troppo tardi, che la grazia di Dio è ancora riversata su di te. Se ascolti queste parole, Dio ti sta dando un'altra opportunità. Cercalo, digli: Signore, ho bisogno di te, non è troppo tardi. Non è troppo tardi. E non dire a te stesso: ho fatto troppi errori, ho sbagliato tanto, per me non c'è più speranza. No, se ascolti queste parole, non è troppo tardi. E il Signore vuole fare un'opera meravigliosa nel tuo cuore. Può cambiare la situazione nella quale ti trovi, può liberarti dal pericolo che incombe nella tua vita, nella tua famiglia, se soltanto in questo istante gli dici: Signore, io credo in te. Credo alla tua parola. Il Dio farà un miracolo straordinario nella tua vita. E tu ti rialzerai da questa preghiera trasformato, liberato, guarito interiormente, benedetto. Che il Signore possa operare in questo istante nel tuo cuore. Il Dio ti benedica. Non vogliamo essere negligenti, non vogliamo rimandare all'infinito, ma oggi, se abbiamo udito la parola di Dio, vogliamo fare i passi giusti. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. È una parola che ci sollecita affinché non arriviamo troppo tardi. Una parola che ci incoraggia a credere e a mettere in atto la nostra fede perché possiamo vedere l'adempimento delle tue promesse. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima che si concluda il programma, desidero indicarvi questo omaggio che è il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è la seconda parte della Sacra Bibbia, quello che classicamente viene definito il Vangelo. Ecco, noi vi invieremo gratuitamente il Nuovo Testamento. Richiedetelo alla nostra segreteria, alla nostra redazione. Scrivete al nostro indirizzo e richiedete una copia del Nuovo Testamento. Questa è parola di Dio. Farà sicuramente tanto bene alla vostra anima. Vi voglio ringraziare. Grazie che siete stati con noi. Continuate a seguirci. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.